Ciao a tutti my friends, ben trovati. Oggi è giornata molto particolare perché farò un vlog alla Galeazzi, quindi presa diretta così vi andare con questa Porsche Taycan Turbo S. Sono le 8:19, è tardissimo, devo essere alle 11 a Milano, il 40% di batteria, e per fare tutto questo devo sfruttare al massimo il potenziale tecnologico di questa Taycan Turbo S, ovvero la capacità di ricarica fino a 270 kW, elemento che c'è qui più avanti alle sorelle Ramonda, che mi permetterà di ricaricare quel tanto che basta per arrivare a Milano, quindi circa 200 km in poco tempo, ed è questo poi l'elemento chiave che mi permette di vivere una giornata così complessa, così ristretta nei tempi, anche con un'auto elettrica. Direi di partire alla velocità della luce e ad andare a vedere se ce la faccio a fare questa giornata, poi vedrete anche che macchine vado a vedere, molto belle. Sì, vabbè, ma quanto forte accelera sta macchina, fa paura, pazzesca. Ok, prima tappa, la stazione di ricarica Ionity qui alle sorelle Ramonda. Molti di voi conoscono questo posto, hanno installato questo sistema di ricarica rapida, la Taycan qui si ricarica fino a 270 kW, e questo consente di avere uno 0-80% in 20 minuti, che non è male, veramente ti consente di fare più di 300 km viaggiando normalmente ad un'andatura di 120-130 km/h con un tempo di ricarica di circa una ventina di minuti. Adesso lo facciamo insieme e vediamo se effettivamente si ricarica in 20 minuti. Allora, facciamo la procedurona start, ok? Connettere il connettore al veicolo, lo facciamo. Tra l'altro è molto bello il cone della la bocchetta della Taycan, mentre basta sfiorare e si apre con questo movimento molto figo. Ecco, sono queste poi le cose che rendono un po' speciali anche queste nuove Taycan, perché hanno questi piccoli accorgimenti che magari in Tesla non ci sono. Questo è uno dei difetti di Ionity, è pesantissima questa presa, devo farlo per forza con due mani, non riesco a girarla. Penso ad una donna, ad una ragazza, quanta fatica può fare a manovrare un cavo, un tubo come questo, che al proprio interno ha anche l'acqua che serve per raffreddare il sistema di ricarica, la spinona e tutto il resto. Tanta roba. Ok, ho inserito la spina, adesso immagino che mi devo loggare. Ok, prego attendere, communicating to vehicle, with vehicle. Ok, vediamo se ce la fa. Sono già le 8:46. Devo essere a Milano alle 11. Non ce la farò mai. Eccolo qui, è partito, zero, sta andando velocissimo, vedete che sta salendo, sale velocissimamente, pazzesco questo sistema di ricarica. I volt siamo a 7,50, 145 kW, tenete conto che parto da una situazione del 45%, per cui rispetto a quando si è a zero dovete tenere conto che è quasi un serbatoio in pressione, anche se poi è una pressione elettrica, non è una pressione idraulica. Questo chiaramente non lo fa andare a 2,70 in tutte le situazioni. Adesso parte a 150, forse dopo tra un po' sale, bisogna vedere anche la temperatura delle batterie e di tutti i sistemi, e poi vorrei arrivare almeno fino al 75-80% proprio per avere l'autonomia giusta anche poi a Milano per arrivare a un altro sistema di ricarica. A questo punto non mi rimane che abbandonare il potente mostro. Ciao, ci rivediamo fra un po' e vado a fare colazione. Teoricamente potrei anche vedere attraverso il cellulare, se avessi l'app Porsche Connect e avessi la macchina loggata, fossi loggato a NLX, fossi loggato a Ionity, non c'ho nulla di queste cose. Pago tariffa piena, quindi 79 centesimi a kilowatt. In realtà se siete loggati come clienti Porsche pagate 0,35, quindi in realtà a kilowatt si paga abbastanza poco anche presso le Ionity. Di fatto non posso vedere nulla, non posso controllare nulla, perché sono un ospite di questa macchina, non sono un cliente purtroppo. Posso avere un Grafen, signora? Questo qui voglio. Questo qua piccolino. Fantastico. Che meraviglia. Buonissimo. Fantastico. Eccezionale. Allora, meraviglioso, un po' perché c'è il temporale, devo muovermi ad andare via di qua. Cioè, sono ancora sporco di marmellata. In 18 minuti ho caricato 34 kWh. Sono arrivato all'80%, che era il mio obiettivo. Come vedete la velocità di ricarica sta scendendo. L'ultimo pezzo da 80 a 100 è molto lento,
scenderà di molto la velocità, e questo è anche l'indice del fatto che presso le ricariche rapide conviene sempre ricaricare da 80 a 100, anzi da 0 a 80, massimo da 0 a 90, perché poi l'ultimo pezzo da 90 a 100 è veramente lunghissimo, e quello si fa solamente quando si è a casa attraverso la wallbox, che tutti i clienti che hanno una macchina del genere teoricamente dovrebbero avere nella loro abitazione o nel loro luogo di lavoro, nella loro azienda. Chiudiamo, premiamo stop. Dopo vediamo 34 kWh quanto mi sono costati in tariffa piena. Stacchiamo la nostra super presona. Ce la facciamo? Ok, però si è staccata. La riponiamo nell'alloggiamento. Richiudiamo, anzi si dovrebbe richiudere da sola. E eccolo qui. E basta, partiamo verso Milano. Sono le 9.05. Andiamo a vedere un po' di dati. 81%, 283 km di autonomia, quella che ho recuperato, adesso non mi ricordo i dati iniziali, ma comunque c'è già un bel gap in questi 20 minuti. Ho fatto colazione, insomma me la sono un po' giocata così. Chiaro, con la benzina si va più velocemente nel fare il pieno, ma insomma tutto sommato direi che con una ricarica così veloce si riesce ancora a vivere normalmente un'auto elettrica come questa. Navigazione, andiamo verso Milano, devo inserire l'indirizzo, adesso vedete dove vado. Viale. Ok. Certosa. 187. Ok. Viale Certosa 187, non la Certosa di Pavia, a Milano. Certosa di Pavia è un bellissimo. Pavia. Bellissimo posto, naviga al civico numero 183. Vabbè, perché evidentemente 187 non ce l'ha. Andiamo. Intanto il sistema ha fatto il super calcolo, 2 ore 03, 199 km, da qui 24% di batteria all'arrivo, per cui la macchina mi dovrebbe consentire anche di arrivare ad esempio alla Porsche House Milano, dove c'è un altro sistema di ricarica rapida come questo, e mi potrebbe anche permettere di ripartire molto velocemente. Se non ho abbastanza energia è un problema. Controlla 135 km orari, che significa essere a 130 veri, vettura che è molto comoda, sicuramente dal punto di vista autostradale si viaggia veramente molto bene, peccato che non ci sia il cruise control, c'è il mantenimento di carreggiata, quindi le curve le fa praticamente da sola, ma evidentemente in fase di acquisto, in fase di scelta della vettura, chi l'ha configurata non ha scelto anche di inserire il cruise control adattivo, elemento che Porsche lascia liberamente, lascia libera scelta, perché in paesi ad esempio come il nostro l'adattivo in alcuni casi può dare un po' fastidio, perché ti tiene un po' a distanza dalla vettura davanti, ti superano a destra, ti si infilano tutti in mezzo, insomma non vai più avanti, per cui tanti scelgono di avere il cruise control normale e non quello adattivo. L'interno, devo dire, è sempre molto ben disegnato, manca uno schermo qui che sarebbe quello del passeggero, anche questo non l'ho mai visto integrato alle Taycan che ho provato sino ad oggi. C'è il doppio display, quello sotto diciamo è di servizio, quello sopra invece è per il normale sistema di navigazione. Poi abbiamo questo mega schermo da 16 pollici, bellissimo, panoramico, e questo è veramente molto bello dal punto di vista estetico. Non mi convince tantissimo il software, ma l'avevo già detto anche nella precedente prova, se devo confrontarlo con quello della rivale Tesla, perché poi di fatto le Tesla sono un po' delle competitor di questa macchina, anzi sono delle competitor di questa macchina, beh quello da Tesla è decisamente più bello. Questo mantiene l'estetica di quello delle Porsche tradizionali, e questo non è che sia proprio bene, nel senso che c'è tutto, in realtà il sistema funziona anche bene, lagga un pochino, però in una macchina del genere che è super tecnologica e super cool mi aspettavo qualcosa di un pochino più bello dal punto di vista estetico, invece è un po' così. Mancano 73 km 46 minuti di strada rispetto all'inizio, 19% di autonomia residua all'arrivo, quindi ha perso qualcosina, del resto piove tanto fuori, lo vedete, quindi stiamo usando i tergicristalli, stiamo usando i fari, stiamo usando la climatizzazione per abbattere l'umidità all'interno dell'abitacolo e chiaramente anche climatizzarlo, e poi stiamo viaggiando appunto a 130 km orari, che ha una velocità evidentemente un pochino più alta rispetto al sistema che Porsche imposta come calcolo all'interno del sistema di navigazione, per cui ci siamo, la sto usando in modo assolutamente normale come utilizzerei una macchina a benzina
normale, e come vedete attraverso strumenti tecnologici come possono essere gli Ionity, ma soprattutto anche la capacità di questa vettura di accettare il top dei sistemi di ricarica, si può vivere, diciamo, normalmente anche un'auto di questo genere. Poi i costi, tutto il resto, quello è un altro tipo di discorso, ci sono tariffe e controtariffe, e poi chiaramente serve anche impostare la propria vita per far funzionare bene questa macchina, ovvero avere una colonnina a casa che ti permette magari di partire o di avere delle pause pranzo in cui dare una rabboccatina, giusto? Dai. Siamo arrivati alla barriera di Milano, fantastico, devo dire che almeno una cosa positiva di questo periodo Covid, smart working esiste, ovvero che qui c'è molta meno coda e soprattutto anche dopo in uscita c'è meno disastro. Arriverò confermato col 19% di energia, 10,55, per cui ho anche recuperato qualche minutino, adesso speriamo qua che il telepass funzioni, che si apra la sbarra. Sì, si è aperta. In realtà non credo che di là stiano pensando la stessa cosa, del Covid, del poco traffico. Guarda che casino. Sono troppo contento perché sono arrivato, eccolo lì, lo vedete il logo del luogo dove dovevo venire stamattina, 10.54, per cui sono perfettamente in orario, pensavo di metterci un pochino di più, invece sono giusto, 19%, 64 km di autonomia, ho viaggiato sempre a 130 km orari di cruise control, per cui direi ottimo sia il consumo della macchina, l'efficienza ovviamente di questo doppio motore da 761 cavalli alimentato da pacco batteria da 93,6 kWh se non ricordo male, quindi ci siamo, sicuramente a livello di autonomia ci siamo, se andate a 110 chiaramente avete molta più autonomia, ma già così direi che aver consumato 27,2 kWh ogni 100 km in un tragitto di 212,4 km 2 ore 22 velocità media 86 all'ora, direi che ci siamo, abbiamo fatto un bel lavoro, anzi hanno fatto un bel lavoro quindi Porsche. Ok, piove e non piove nemmeno poco, chiudiamo dai canina, anzi dai canona, verso 5 metri di roba. Certo che da Porsche ad Aston Martin stamattina si viaggia bene, però è chiuso. No, non era chiuso, era semplicemente pesante. Ma eccoci qui dove siamo finiti, non solo in Aston Martin, qui a Milano, nella nuova concessionaria, ma siamo venuti a vedere questa nuova moto che verrà realizzata in un centinaio di esemplari, costerà circa 100.000 euro, ma siamo venuti a vedere anche la Valhalla. Ed eccola qui l'Aston Martin Valhalla, riusciamo a vederla in anteprima qui all'Aston Martin di Milano, macchina fotonica perché è stata progettata direttamente da Adrian Newey, che è uno dei migliori progettisti della storia della Formula 1, ha una genesi particolare perché nasce da una idea di AF Racing, azienda svizzera che collabora da sempre con Red Bull Technologies e anche con Aston Martin, ma oggi questa vettura porta con sé il marchio Aston Martin e ne va molto fiera perché di fatto è un brand che si sta rilanciando alla grande anche con il flusso di capitali firmato Stroll, ma si rilancia anche con una grande integrazione con il mondo Daimler, con il mondo della stella, che aiuta, mettiamola così, Aston Martin nella fornitura di motori per tante vetture che compongono la gamma della casa, che è stata resa celebre ovviamente da 007. Vettura che sarà estremamente veloce, per il momento le prestazioni parlano di 1000 cavalli circa, che sono generati da un V6 biturbo che è posizionato centralmente, che si sommano a altri almeno 200 cavalli di un asse anteriore, vi ricorda qualcosa questa cosa? Di un asse anteriore elettrico che consente di avere innanzitutto la trazione integrale, ma soprattutto, ed è questa poi la cosa bella, anche la capacità di avere torque vectoring proprio per andare più veloce in curva e sfruttare al meglio quello che è il potenziale dinamico delle quattro ruote che lavorano non solo per spingere ma anche per sterzare, quindi la vettura non ha uno sterzo esattamente come l'SF90 stradale o come la NSX, ma in realtà ne ha due. Le porte si aprono a dietro, si dice, eccolo qui,
come vedete in questo momento ovviamente la macchina è una maquette, non è una macchina vera, però fa già capire come all'interno sia tutto realizzato in fibra di carbonio, come ci siano degli elementi di stile che comunque sono anche raffinati, perché ad esempio c'è la maniglia che è fatta di pelle e poi c'è una piccola finitura proprio per andare ad appoggiare la gamba e non essere schiavi della fibra di carbonio nel momento in cui si vive l'abitacolo proprio interno. Mi piace, handmade build in England, per cui di fatto la vettura è fiera di essere realizzata in Inghilterra. Salgo a bordo perché posso farlo e voglio farlo. La cosa divertente è che l'abitacolo è bassissimo, è veramente molto basso, si guida sdraiati per terra, ma l'elemento chiave è che la posizione di guida è fissa e lo vedete molto bene qui con questo sedile che ha il guscio in fibra di carbonio con un rivestimento ridottissimo, vedete la dimensione del rivestimento che va, guardate un po', col poggiatesta nella parte alta, sedile, vedete che è integrato al pavimento della vettura, per regolare la posizione di guida si regola in profondità il volante, quindi lo posso regolare in altezza, ovviamente anche in profondità, ma si regola anche la distanza della pedaliera. È fotonica, veramente bella come macchina. Per quanto riguarda il volante, chiaramente porta con sé tutte le possibilità di regolazione del traction control, in questo caso anche il cruise control perché la macchina sarà stradale, ma poi c'è anche la strumentazione di dietro, vedete, che vi consente di avere un dialogo per quanto possibile con l'elettronica e ovviamente anche con... È stato installato invece un sistema per integrare il vostro iPhone attraverso un'app specifica che dialogherà con la macchina, vi consentirà di avere tutto quello che vi serve direttamente dallo smartphone. Maggior leggerezza, minor complicazione, un sistema che appunto consente di avere un abitacolo ancora più pulito, ma soprattutto tutto quello che vi serve all'interno di una macchina del genere per viaggiare da punto A a punto B, possibilmente per andare in pista. Specchietto digitale, ci sono le telecamere di tutti i tipi, proprio per avere il massimo della visibilità, perché qui dietro lo vedete non si vede assolutamente nulla. Si può aprire qua sopra il cofano e poi ci sono altri tasti funzione per aprire anche il cofano anteriore, sì, perché la macchina ha anche un piccolo cofano dietro che consente di essere vissuta ogni giorno. Certo, non mi vedo molte persone girare tutti i giorni con un mostro di questo genere, ma devo dire che la bellezza, mamma mia che meraviglia quando la chiudi, stupenda. Sentite anche l'eco che si prova dentro una vettura di questo genere, dà l'idea veramente di grandissima performance, dà l'idea di un prodotto che arriva più dallo spazio che dal presente. Bellissima, mi piace molto questo tunnel centrale, guardate come è fatto, come è ricavato, sembra quasi qualcosa di marziano, di molto futuristico. Bello a livello di stile, bello a livello anche di costruzione, appunto con questa fibra di carbonio che va a dare vita a tantissimi elementi, a tantissime componenti di questa macchina. La riapriamo, è pesante la porta anche perché manca poi il pistoncino che la tiene aperta. Di fatto rimane un prodotto sicuramente dedicato innanzitutto a chi ha tanti soldi, perché parliamo di 1 milione di euro, ma anche rimane dedicato a persone che magari non hanno molti problemi di schiena e da chi ovviamente vuole il massimo in termini di performance. Giretto finito, devo abbandonare questa meraviglia Aston Martin Milano. Se volete godere un po', venite a farvi il giro, vedete un po' di macchine giuste, sia per quanto riguarda l'esposizione delle moderne, quelle del futuro, se ci sarà ancora la Valhalla di là, oppure anche quelle del passato come la DB6 che avete visto lì in entrata. Non ho minimamente voglia di mettermi a spippolare sul sistema di navigazione, però posso usare ovviamente lo smartphone. Ho cercato Porsche House Milano, è veramente qua dietro, eccolo qua, lo vedete sulla mappa, 3,8 km e basta. Scafo, tanta roba. Eccola qui la Porsche House Milano. Io devo andare lì dentro. Vedete questa tattoietta? C'è già un'altra Taycan che sta caricando. Vediamo bene. Ovviamente bisogna misurare la temperatura corporea. Corporea normale 35,8, come sempre un rettile praticamente.
Ho recuperato il tesserone, eccolo qui, questo è quello che viene dato ai clienti Porsche con delle tariffe che sono chiaramente convenzionate, poi di quello magari faremo un approfondimento a parte. Apriamo, colleghiamo, questo è un po' più leggero di quello di Ionity, ma comunque picchia anche questo a livello di peso. Ce la farò con una mano sola? Non lo so, spero di sì, ce la devo fare. Sono convinto di potercela fare, tra l'altro. Ce la farò? Ce l'ho fatta. Incredibile, potere della volontà. Ok, già visto che la macchina è a 16% di autonomia. Come vedete c'è proprio il dato che appare, questa è l'identificazione della vettura. Posso scegliere la lingua, in questo momento si stanno coordinando tra la colonnina e la vettura proprio per andare a decidere A, la velocità di ricarica e B, anche appunto comunicare i dati in azienda, dappertutto. Eccolo qua, è stato comunicato, velocità di ricarica sta salendo 160, dovrebbe salire fino a 270, poi vediamo se ci arriva. Corrente 223A, 722V. In questo momento abbiamo buttato dentro mezzo kilowattora, tempo di ricarica 20 secondi. Va bene, adesso vediamo quanto tempo ci mettiamo. Allora, in questo momento viaggiamo a 150-160, in realtà c'è anche una cosa da dire, che la colonnina era fredda. Può sembrare una stupidaggine, però in realtà il discorso delle temperature è molto importante sia per chi deve ricaricare, ma anche per l'elemento che deve essere ricaricato. Quindi anche ad esempio adesso sta salendo, siamo a 170, evidentemente il sistema sta prendendo come dire la sua dimensione e chiaramente può arrivare ad alzare anche la velocità. Realmente se io avvisassi attraverso la vettura che sto per arrivare, lei si precondiziona e quindi è in grado già di spararmi dentro i 270. Stamattina in realtà da Ionity, anzi ieri quando ho ricaricato da Ionity, è partita immediatamente a 240, evidentemente qualcuno l'aveva usata prima di me. In effetti è vero, è salita a 195,6, adesso secondo me può essere anche che in una parte della ricarica possa arrivare anche a 240-250, vediamo. Ok, sta andando avanti la ricarica, il cavo è più leggero ma non vibra nemmeno. Probabilmente è raffreddato anche ad acqua anche questo, ma è diversa la tecnologia. Siamo arrivati al 76%, 24 minuti il tempo di ricarica. La nostra Taycan direi che ha già energia a sufficienza per farmi rientrare a Vicenza o a Padova. Adesso decido dove portare la vettura. Però 24 minuti insomma è una sosta. Fai un paio di telefonate e rispondi una mail, più o meno ci sei. Andiamo a vedere quanta autonomia mi promette, anche se poi sono venuto via con molto meno questa mattina. Eccolo qui, 260 km, direi che ci siamo, non molto meno stamattina, ma insomma era un livello di carica praticamente paragonabile. Ripartiamo, andiamo verso Vicenza Padova, adesso decidiamo come vi dicevo e poi chiudiamo il servizio, andiamo. Come non detto ho avuto un contrattempo anche piacevole qui a Milano, quindi lascio qui in Porsche House la vettura, che tanto avrei dovuto riconsegnarla lunedì ma la riconsegno oggi. Sarei potuto tornare a casa tranquillamente, appunto con questo 80% di batteria, viaggiando a 130 km/h, esattamente come si fa con un'automobile normale, quindi ciclo 8. Di fatto questa Taycan con questi sistemi di ricarica si può vivere in modo praticamente normale. Se in più ci aggiungete una wallbox a casa che ve la ricarica di notte, si può vivere in modo normalissimo. E per quanto riguarda i costi, certo 0,79 kW non è poco, perché un pieno, se non avete una tariffa, può arrivare a costarvi una sessantina di euro. Di fatto se avete una tariffa ve la cavate con poco, sicuramente, quindi di fatto con una ventina, trentina di euro. Quindi di fatto è un mondo, quello dell'elettrico, che chiaramente sta prendendo piede. Ci sono le tecnologie che permettono di vivere queste macchine molto meglio rispetto solamente a qualche mese fa, e questa Taycan sicuramente riesce a prenderle tutte, farle sue e consentire a chi decide di acquistarla di vivere un mondo normale, quasi paragonabile a quello delle vetture a benzina o diesel che siano. Con questo è tutto, quindi non me ne torno a Padova, non ne torno a Vicenza, tanto sarebbe stata una ripetizione del viaggio di questa mattina, ma sappiate che se volete fare un viaggio normale, beh, lo potete fare sempre che ci siano concessionaria Porsche nel giro che volete fare, o una Ionity che vi permetta appunto di sfruttare la potenzialità dei 270 kW in assorbimento. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. mi stavo dimenticando il prezzo di questa Taycan, circa 190.000 euro più accessori, quindi un bel po'. Ciao!